Ed eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti o bentornati. Allora, presto procederemo. Un secondo qui che parta tutto, vediamo. Vediamo tra l'altro se la PlayStation automatico mi trova un buon server sul quale c'è anche la scalabilità della qualità. Dubito. Magari connettendosi un po' prima, però partendo così verso le 10, a quanto pare è difficile beccarlo. Infatti, 720p. Infatti, che di va? Ok, intanto aspettiamo che si setti qua la chat. Allora, mi dice che l'hosting non è più attivo. Spero che si senta. Io il gioco lo sento, quindi in teoria il microfono dovrebbe andare. Ecco, allora, adesso dovrebbe aver preso la chat. Due, perché? Così d'emblée. Cos'è sta storia? Valgo per due se sto nella mia stessa live. Valgo per due. E niente, non ha importanza, tanto ormai l'affiliazione ce l'ho, quello che sarà molto difficile ottenere sarà la partnership. 75 spettatori di media negli ultimi 30 giorni, e vabbè, ma sono già felice così, fa molto piacere avere l'affiliazione in modo tale che la qualità la possiate scalare comunque quando è possibile, quando streamo di pomeriggio soprattutto, comunque la potete scalare. Funziona così, dipende dal server. Dipende dal server. Ovvero, se col server ci sono già altri, ci sono i partner che hanno la priorità assoluta, giustamente, poi altri affiliati, e poi arrivi tu, se non, appunto, e poi tutti gli altri. Arrivo io, per esempio, cioè scusate, allora, partner, affiliati tra cui io, e poi tutti gli altri. Io un po' di tempo fa facevo parte di tutti gli altri, ed è per quello che non avevo praticamente mai la scalabilità. Invece cosa affiliazione? Già ogni tanto è possibile averla, va perché è CPU intensive alla fine. Pesa tantissimo sulla CPU. È il transcoding che viene utilizzato. YouTube lo dà in automatico, Twitch no. YouTube cioè, lo dà in automatico a tutti. E tra l'altro ho visto una cosa bestiale, permette 60 frame, quindi con un bitrate di 60.000, qua su Twitch è limitato a 6.000. E insomma, peccato sia diventato un po' un porcaio. Peccato sia diventato un po' un porcaio. Vabbè. Peccato anche perché ci sono tanti, tanti ragazzi in gamma. Allora, scusate, solito parte introduttiva, così intanto cerco di capire se funziona tutto. Sembra di sì, la chat room c'è, va bene. Un attimo che provo a postare. Ci metto un attimo a caricare. Sì, funziona. Quasi in tempo reale. Però il delay è bassissimo. Buono. Ok, primo caricamento come vedete è sempre un po' lunghetto, ma poi non carica praticamente più. Ah, da qui. Mamma diceva che i giganti, prima di sparire, andavano sulle montagne di Midgard. Sono spariti.
Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno tornati a casa? A Jotunheim, forse. Chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. Questo l'ho già sentito l'altra volta. Tra l'altro volevo vedere una cosa. La bocca, ecco. Altro okay. Alito nero. Ok, passiamo via questo alito fetido. Sulla porta per Jotunheim nel tempio di Kim. I giganti sono stati qui. Andiamo. Sì, me l'ha memorizzato. Ok, perché l'altra volta avevo preso questo tesoro prima di chiudere la live. E tolto, me l'ha memorizzato, perfetto. Allora, un secondo sole di qua, cosa c'è? L'ultimo live non siamo scesi da questo lato. Dove andiamo? L'entrata era lì dietro. Hai fretta? No. Ma tu sì, di solito. Sono contento di esplorare. Piacere che sei contento di esplorare. Cavolo, però non possiamo ancora aprirla. Quello sì, invece possiamo raccoglierlo. Del buon argento. Qui no. Siamo appena arrivati. Sì, sono già stufo, il tuo paesaggio mi ha già rotto le balle. Scherzando, ovviamente. Si sa mai, visto che l'altro giorno ho detto che questo gioco è la summa, ovvero l'apice dei giochi terza persona, giochi d'azione in terza persona della Sony, mi hanno detto che... Stavo dimenticando Horizon, che cazzo c'è? Non si può... Non lo so io. Di specifico per questo motivo. Sì, ogni tanto ci vado giù pesante. Ma davvero mi fa strano, mi fa davvero strano quando spara bene in un gioco, uno dice, ma che... Vabbè, ma anche questo è bello. Mi ha detto che quello è una merda. Anche okay. Se uno dice bene di un gioco, gli altri automaticamente diventano brutti, non so. Sono cose che non riesco a capire delle persone. Soprattutto i videogiocatori, speravo di trovare persone più appassionate, più appunto, invece ogni tanto saltano fuori questi soggetti. Basta, cagliamoci del bel mondo di God of War. Tanto non capisco un'altra cosa, però questa è l'ultima. Dai, vai, vai, basta. Tutti dicono God of War 4. Perché 4? Ce n'erano 2 per PlayStation 2, 2 per PlayStation 3. Quindi tutto al più potrebbe essere 5. Però, vabbè, escludendo i 2 per PlayStation Portable, erano per, diciamo, per la console portatile Sony. Non riesco a capire perché tutti no. Un cervo? Tutti no, non tutti. Mai no, sentito no. Storie di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi è? Non tutti. Basta, adesso mi calo qui, mi calo in questo modo. Non so, ma c'è una vasca di sabbia. Che dice? Bestia al guinzaglio, schiavo incatenato, il mio richiamo l'han solo sognato. Esatto. Giosta! Pardon. Niente. E la bestia come l'ho lasciato andare? Si è spostato tutto all'improvviso. Aspetta un attimo, prova.
Non succede, il pavimento. Non significa nulla. Manca qualcosa. Ci sarà un secondo cristallo di luce qui. Per forza, se no non potremo andare avanti. Perfetto, perfetto. Vero, queste cose mi sembra che si rompano in maniera giusta. Lo so. Magari un'impressione. Magari reagiscano bene al colpo, insomma. Che fosse stato. L'input lag, tra l'altro, è ridotta a zero in questo titolo. Basta davvero fiorare i tasti. Pam, mappa. Pam, botte, aiuto. Che cazzo ti fate qua? Ai, basta, devo imparare a parlare un po'. È molto brutto. Un droger in meno. Vai, droger, fatti sopra. No, non sono tali peccati. Sono stato bravo, vero? Decente. Decente. Nuovo consiglio, cosa mi dice di bello? Data la loro velocità, è difficile colpirli. Quando si avvicinano, mio padre può deviare i loro attacchi. Bravo, veloce, ok. Atreus, qui. Sì, padre. Mano, combattendo li impariamo. Cose nuove su. Oh, bene, quindi apprendiamo qualcosa di nuovo. Chissà com'è arrivato lassù. Ottimo. Interessante, quindi avremo il potere di sbloccare questo affare. Bene, bene, bene. Lì, in una caverna. Strano. Già, molto strano. Che bella che è. Carina la luce, peccato non poterla utilizzare, però va bene. Effettivamente dovrebbero potuto metterla. Forse su R3. R3, vediamo se ho utilizzato da qualche cosa. Per lo sì, agganciare e sganciare, però quando ci sono nemici. Questo era un luogo importante per i giganti. Ci stanno mettendo alla prova. Ok, così va bene. Credo di esserci quasi. Rune, ora posso leggere. È la risposta. Libertà. Sì, può andare. Fai pure. Ok, frezza. Che sta facendo? Porca miseria. Ecco. Pensavo ci fosse un ponte. Infatti, i giganti ci mettono ancora alla prova. Caverne oscure. Cacchio. Poi lì ci arriveremo, sì, per forza, se no ci sarebbe quella cassa. C'è un cristallo in quel portafiaccole, lo accendo? Sì, accendi. Meglio, no? Molto meglio. I cristalli invece non possiamo più utilizzarli? Ma forse sì. Se staccarlo cosa succede? Niente, non si può portare, ok. Ok, sì, uno dei difetti questi. Possono essere proprio questi muri invisibili, perché adesso non faceva passare nonostante, vabbè. Tanto se il cristallo ci passassero, però. Magari è una cosa che supereranno nella prossima generazione.
Niente di gravissimo. Questo. Però vabbè, segnalo. Potrebbero essere dei difetti. Che sono dei difetti? Un attimo. Ah no, mi era sembrato di vedere. Sì, sì, c'è una luce strana. Fa niente, altro piccolo baghettino grafico. Allora. Dobbiamo scendere per salire. Eh sì. Più luce. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, dici sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli elfi e gli Ulduvolk. Non sono grandi davvero. E il serpente del mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico esemplare. È bello che rimbomba in questa maniera la voce. Ok, sarebbe animato sicuramente prima. Andiamo un po' in giro, sempre dare un'occhiatina all'ambiente circostante. Cosa bella di Twitch è che difficilmente spero non era qualcuno a spoilerarmi mentre su YouTube era successo. Era successo nell'ombra della guerra, cavoli, mi era spoilerato cosa succedeva poi. Ma invece sembra più tranquilla la situazione. Allora. Ah. È comodo, comodo. Così al volo. Cosa ci dà di bello? Oh, armatura per le braccia. Favorisce la ricarica. Non sono male. Oh, finalmente troviamo qualcosa di blu. Meno male. E l'acciaio, benissimo. Sono pronto. Allora andiamo. Ecco. Oh no, odio. Odio le redive. Ancora no, scusa. Ho capito. Disponibile. Maia puttanazza. Ancora no, scusa. Tranquillo. Vai, sì. Bam. Quanti HP. Meno male riusciamo a recuperarlo questo. No, ho aggiornato qualcosa nella. Poi evocare incubi. Ah, ok, la redivive evocatrice. Li crea con la sua magia 6 ore. O li tiene tutti nella sua sacca? Chissà quanti ne può contenere. Interessante, sì. Speriamo non troppi. Allora.
Terre rivive sono sempre una bella sfida. Anche altra cosa, che in effetti però questa ci penso sempre una volta finita la live, quindi vuol dire che durante il gameplay non ci faccio caso più tanto. Non ci sono tantissimi nemici, però quelli che ci sono interessanti. Davvero, ogni volta la sfida è bella tosta, quindi non ci faccio caso più di tanto. Però sì, effettivamente non ce n'è tantissimi. Per ora, Il recensore di un ragazzo l'ha finito in 15 ore. Come cavolo ha fatto? Proprio velocissimo. Oh oh, bene, bene. Come si raggiunge questa? È bello che interagisca anche, perché mi piace anche che interagisce con le cose anche quando torna indietro. Sente che il suono è là. Cosa diavolo? Ah, è appunto, dicevo, quello dei tasti. Input lag è sensibilissimo, tanto premuto anche il quadrato, perdono. Come si fa a raggiungere? Vabbè, proseguiamo. Questa, ad esempio, questa runa qui ci servirà per avanzare. Ora sì, porca. Oh mia puttana Eva! Ah, stardo! No, 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 no! Oia puttana Eva! No, infatti per niente, cacchio! Cacchio! Oh, dove si può schiantare? Ecco qua! Oh, vai! Andiamo a fare un giretto! I nemici sono forti. Ok, quella combinazione. No, sto combinando. Ok. Devono esserci le altre. Oh, bene. I calici, alla salute. E che bello questo calice. I giganti della montagna erano così creativi, persino questi calici sono delle piccole opere d'arte uniche. Vediamo quanti riusciamo a trovarne, sembrano rari e preziosi. Scalpellate a mano, solo le peggiori mura vengono scalpellate dai giganti. Ok.
benissimo. Tu sei vivo. Eri. Prendi questa. Grazie, bravo ragazzo. Così ci piaci. Nuovo consiglio. Se pesto in piedi per terra significa che ci verranno addosso. Ah, perfetto, perfetto. No, voce. Un drago a due armi. Ah, ok. Un drago con due armi è due volte più pericoloso, giusto? O se con spalle. Giusto, giusto. Ma quelli che sembrano più deboli, ma in realtà possono essere molto, ma molto fastidiosi. Eccoli qua, i giganti. Sì, ok, no, no, proprio giganteschi, però erano grossi. Questo, tra l'altro, non è che è morto. Onda tantissimo. Ok, adesso clac, ok, perfetto. Bloccato dalla magia runica. Mo? Ah, eccoli qua i simboli. Una B, una N, una R e un simbolo di Batman. Allora andiamo. Bene. Allora, questa è già giusta così? Eh sì, non c'è. Dov'è l'altro allora? Poi questo? Un minuto stronzo! No! Pensate ad averlo nascosto. Ottimo attiro abbiamo trovato comunque. Qui c'è tanta vita in realtà, però la lascerei qua. Che non so, dovessimo tornare qui, cavoli. Se ci sono tanti HP in questa maniera, no. Non riesco a capire, potrebbe essere che più avanti ci sia uno scontro molto intenso. Lasciamoli qua, dai. Lasciamo qua. Poi. Una R. Ah, eccolo là, l'ultimo. Come lontano. Come mai? Troppo lontano? Porca miseria. Oh, che cacchio. Dovremmo esserci, in teoria. Sì, mi pare proprio di sì. Ah, giusto. C'è una posizione migliore. Olè! Corno di idromele sanguigno. Perfetto. E vai, che aumenta anche la rabbia. Ecco appunto l'altro. Si poteva raggiungere da questa posizione. E mo? Qual è la zona esplorativa e qual è invece quella per proseguire? La zona qui. Dove dobbiamo andare in pratica? Ehi, e questo? Ok. Perfetto. Sono stati abbastanza brutali. Dietro. Oh, la miseria. Guarda sti stronzi.
Oh, che chi mi spari? Fuoco in arrivo! Allora spariamoli anche noi, vai. Sono stordito. Sì, ho visto, visto. Mi ossa! Ok, quelli che lanciano cose. Inizia a prenderci la mano. Eh sì, veramente. Cioè, quelli che lanciano cose sono più deboli. Adesso? Ok, così intanto mi ricarico la salute. Allora, dove si prende il cristallo? Un altro cristallo di luce. Sì, prima mi era sfuggito, l'ho acceso. Ecco. Non volevo lasciare in piedi niente. Ci sono tante citazioni in questo gioco, però non è che riesco a cogliere tutte. Tipo questa magari è una citazione di qualche tipo che voi sappiate. Abbiamo già incontrato tanti cavalieri a terra così. Stessi sviluppatori l'hanno detto, non è che me lo sto inventando qua su due piedi. Gli stessi sviluppatori hanno detto che è pieno di citazioni. Sta i giocatori Collian. È divertente in effetti. Cercare di capire. Ah, questo si è ispirato a quello. Scoprirlo da soli. Questi sono questi cristalli, questa tipologia di cristalli. Fare così non serve a niente, però. Niente, no. Niente, non posso minarli. Ops, signorzo. Eccolo qua, zio bello. Mi era proprio sfuggito, chiedo scusa. Sembra che anche ragazzo sia soddisfatto. Oh, finalmente l'hai trovato. Finalmente non smetti di esplorare. Eccoci. Ragazzo. Certo. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Cosa? Adesso scopriremo. Altro bello, chiamo raramente Atreus, spesso ragazzo. Quando la montagna era fredda, furono... cavoli, chissà come si pronuncia. No, con la cediglia non l'avevo mai vista. Se... Una cediglia? Più o meno. Eloha e Hona Race a darle vita. Anime erranti da terre lontane che hanno assaggiato l'idromedite e la poesia e in cerca di ispirazione si trovarono l'un l'altra. E così, grande amore. Ok, manca un pezzo. Sulla cima della grande montagna di Midgar fu costruito un ponte segreto. Qui crearono un luogo da chiamare casa e fortezza per vivere liberi dal destino, conoscere solo loro stessi e gli altri. La montagna divenne un rifugio per reietti e artisti, per Jotnar e nuovi amici. Molte anime
Molte altre anime fecero pellegrinaggio verso questo focolare, anche ora, mentre ci ripariamo dalla tempesta, che nessuno dimentichi l'accogliente spirito della montagna. Sembra che la montagna fosse niente male. La mamma ma fa gli artisti. Cosa hai da ridere? Perché Kratos non è che sia proprio un artista. Ok. Ma va gli artisti, ma poi ha cercato un ex dio. Un bel po' di cadaveri. Sì, infatti c'è già parecchio l'ingresso, cavolo, è successo qua. E che cacchio. Dimmi cosa vedi. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. La statua, siamo passati. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Leggi. Signor Sif. Oh, questo è Durator, uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che... Scusami, ma Durafror, un cervo dell'albero del mondo, sorveglia i cancelli di Jotunheim, la patria dei giganti. Questa è proprio la loro Sei montagna. ancora qui? Non lo so. Effettivamente, come potrebbe saperlo il buon Kratos? Ragazzo, di qua. Anche pergamene. Questo mi ricorda un po' Assassin's Creed. Ho già visto questa lingua. Chissà se l'hanno riciclato da Assassin's Creed questa cosa. Magari avevano già preparato qualcosa e il nostro amico Pedone ci diceva che doveva essere ambientato in Egitto. Magari hanno riciclato quello scaffale. Faceva già parte del level design. Scherzo, eh? Poi, o magari appunto l'ho inserito per ricordare le origini del gioco. Anche se poi, vabbè, penso che tutti i supporti per pergamene fossero simili, però vabbè, tanto si può sempre immaginare, no? Il serpente, non si può parlare al serpente, ma il suo astio nei confronti di Eliezer è evidente. Non potremo distruggere il tempio di Tyr finché ci sarà lui. Comunque, grazie alla sua presenza, il lago di Novi è completamente sommerso il tempio, quindi il nostro obiettivo, ovvero impedire il viaggio tra i regni, è stato raggiunto. Il custode Corvo. Yavalravna. Che cacchio? Sentiamolo. Può essere salute. Rosso cos'è che sarebbe? Abbiamo preso l'XP. Particolare. Qualcosa di nuovo, quindi va benissimo l'XP, direi. Tanto salute anche questa ricarica che in effetti non stavo usando, invece ho dovuto usare prima. Giustamente, come nei capitoli precedenti, distruggere queste anfore da comunque qualcosina. In cambio qualcosa. Non è male questa statua, anche se sta da vicino, perché è bella dettagliata. Ho
voglio più luce. basta, giusto? Non ho guardato bene in alto, se c'è qualcosina. Adesso che ci penso, neanche nella tazza precedente ho guardato a dov'ero, oppure ho dato un'occhiatina in alto. Andiamo. Tanto si farà backtracking di sicuro. Non so se mai da solo. Comunque si farà. Sì. Cazzo. L'hai preso, credo. Aia, col giro e siamo arrivati qua. Come si apre? E impareremo di sicuro ad aprirlo, perché qua c'è uno, c'era a collegare uno dei cristalli e di là ce ne sono due. Qua si arriva, si verrà dopo, immagino sia così. Ottimo. Bravo ragazzo, la cavi bene. Dove andiamo? Il picco è la nostra meta. Dobbiamo salire. Un Draug con l'arma potenziata, infatti, come se i morti che tentano ucciderci con oggetti appuntiti non fossero abbastanza. Alcuni Draug possono incanalare energia nelle braccia per potenziare le loro armi. Un'arma arrugginita può far male, ma un'arma carica di fuoco fa ancora più male. Ok. C'è qualcos'altro? Sapevo che i Draug non sono creature totalmente stupide, ma non pensavo fossero abbastanza intelligenti a saper usare uno scudo. Dovremmo cambiare strategia e trovare un punto debole. Ottimo. Ci adatteremo. Intanto apriamo questa cassa. Pom. Acciaio, il simbolo del disprezzo. Cos'era il simbolo del disprezzo? Forse qualcosa che utilizziamo dal nostro, dai nostri cari fabbri. Basta? Ah, bene, dai. Poteva sfuggire. Guarda là, c'è una scritta tra l'altro. Ok, adesso ci andiamo, però prima, scusate un attimino. Ah, probabilmente si torna indietro, perché volevo capire come mai ci ha fatto distruggere quella cosa. Picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Insomma, ci ha messo dei guai. Questo? È un nome, credo. Ras Lir. Significa terrore. Ah, buono. Razlir, così si legge. Io cosa può venire chiamato terrore? Ah no, so io. Che cos'è? Strano. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle da lì. Forse è una lanterna. Niente stoppino.
Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. No, 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 no. È ancora molto di tornare indietro. Volevo vedere se c'è qualcosa da recuperare qui, ma non credo. Allora che ce l'abbiamo già trovato. Idra qua sopra la tua testa appena arrivati. Allora. Ci sono le luci accese, qualcuno non avrà accese, quindi chi? Oh! Ma invece ci scendiamo. Scendiamo subito. Ma c'è di bello in questa cassa. Sbam! Argento. 1303. Buono, porca miseria. Sì, conveniva scendere. Ehi! Smettila! Dai, stavo solo... Va bene. Si diverte con l'eco. Qui tantissimo questa caverna. Andiamo. Vediamo se c'è qualcosa, sempre alle nostre teste. Se non c'è nulla, proseguiamo. Accese. Avrà accese qualcuno, ma chi? Wow! Cos'è tutto questo? Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Capito? Come si usa? Non saprei, la prima volta che ci arriviamo qua. Allora. Ci sarà qualcosa che possa percorrerli. Ah, ecco qua, ok. Questo otterremo, credo, il potenziamento per distruggere questi affari. Allora. Qui è troppo alto per dargli una spinta. Tu belli comunque i giochi di luce, eh? Che roba. Allora. Come si azionerà la... No, ma calma, eccolo qua. Ecco come si aziona l'artiglio, però apriamo. Ci sono dei nemici, tanto vale togliere dai piedi subito. C'è già qualche nemico che si può risvegliare. Questa sembra proprio un'arena di combattimento. Enigma più arena di combattimento, questo? È ben chiusa. 4 di 7, ne mancano ancora 3. Questi e questo? Ingegni sembrano nanici. Questi figuri in pietra sono chiaramente Yotu. Sai, credo che gli altri abbiano abitato queste montagne oltre ad averle scavate. Anche sta roba non so come si tolga al momento. No, me ne lascia. Allora. Scusate, ma potrebbero esserci oggetti utili. Ecco, infatti. Male che si è tolto tre o sono andati più male in testa. Sarebbe piombato in testa diversamente. Oh, e questo? Ok, questi sono i contrappesi. Distruggiamo tutto il mondo. Questo? C'è dentro qualcosa. Aha. Alto argento, non tantissimo, però va bene.
c'è qualcosa da leggere. Andiamo. Cosa dice? Non andrà da nessuna parte. Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Solo Jotnar e anche i nani. La montagna è una roccaforte di giganti a Midgard. Dopo la loro scomparsa, i nani l'hanno spolpata. Scriviamo qualcosa. No. Kratos, no. Non è un vandalo fino a questo punto. Kratos è passato di qui. Ah. Vieni. Cosa c'è di bello qua dentro? Acciaio. E basta. Ah, beh, in effetti era facile attuare la pinna. Ben evidenziata. Tanto di freccia. Che c'è? Oh, ci sono ancora questi cristalli. Allora, cerca anche di nemici. Vediamo se questo... No. Ehi, ma lì c'è qualcuno, Sta lavorando qualcuno. Sentiva battere il ferro. Sarà il nostro amico. Uno dei due nani. Questo? Cambia colore come il cristallo che abbiamo incontrato prima. Vediamo. No, avevo cambiato colore. La furia, ma... Non ci serviva. Benissimo, se non vediamo nient'altro qua sospeso sopra le nostre teste, procediamo. Allora, dov'è che è il marchingegno? Qua. So come funziona. Dici. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh, ragazzo! Occhio! Ops. Oh no, la corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Bloccato. Volo. Dopo esserci sbarazzati di quelle cose. Altri droghe. Sotto. Oia. Ah, credo. Brucia. Oie. Aspetta, liberiamoci di quelli in alto. Tirano roba, vai. No. Mamma mia. Ok, spaccato, bello l'andata e ritorno, mi piace tantissimo. Oia. Ci vediamo all'inferno. E che cazzo. Inizia che ribesta, mi sento. Oh. Grande, grazie mille. Aspetta, fallo fuori, va. Ancora no. È strano questa cosa. Com'era? Le tue abilità migliorano.
possiamo acquistare abilità, perfetto. Bestiario aggiornato, se questo era nuovo, l'esplosivo. Non so bene come faccio, questi Draugr immagazzinano energia nei loro corpi per poi esplodere al contatto. L'esplosione però non li ferisce. Magari a loro piace, in ogni caso dovremmo attaccarli dalla distanza se notiamo che sono completamente carichi. Ah, ecco. Mi si è impigliata la corda. Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù. Forse c'è una strada lassù in quel passaggio. Vedremo. Ah sì. Ma ho fatto ad arrivare qua. Hai sempre saputo come evitare l'alito nero. Non pensare che avrei potuto farvelo evitare, bisteccone. Io so come evitare quasi ogni cosa, soprattutto quassù. Tempo addietro era la mia gente a gestire questo snodo. Migliorarono le trappole per Jotnar e idearono altre soluzioni. Perché credete che fossero così subdole? Perché ci penso, occhio alle trappole! Uff. Il maledetto, ce lo dici soltanto ora. Potenziamento artiglio, buono. Che cosa vuoi? Perfetto, adesso che sono migliorate le sue abilità, possiamo potenziarlo. Metti i danni con le frecce e sblocca nuove abilità dell'artiglio, perfetto. Cosa? Ci serve la più fiamma ghiacciata per potenziarci ancora e salire di livello. Oh, farete dell'artiglio. Porta la capienza di frecce a 4. Secondo me sono 45.000 d'argento ben spesi. Dai. C'è davvero molto da vedere qui. Perfetto, potenziamo anche questi. Ora vai a colpi. L'equipaggerò dopo. Mentre basta, il resto questo. Forza, difesa e vitalità. Probabilità elevate di attivare un vantaggio che conferisce una barriera protettiva, eccetera, eccetera. Io direi di farlo. Ti do più forza per difesa e un po' un pochettino più di vitalità. Lascia, non dovrebbe darti più problemi. Ok, adesso non ho più soldi. Basta. Vediamo se possiamo vendere qualcosa a sto punto. Questi assolutamente no. Gli artefatti, sì, dai. Vediamo solo uno. Cantesimissimo del disprezzo. Carica 2. Via. Via tutta la roba verde. Questo invece mi ha detto che è usato in un'altra varietà di impieghi artigianali. Ok. È sempre un piacere, ora fuori dai piedi. Bastardo, è sempre un piacere. Ora andate fuori dai piedi. Allora, tempesta dei no, ok. Aggiunge un piccolo effetto turbinante. Questa mi pare utile, dai. 2200 XP ben spesi. Poi questo. Energia del gigante di ghiaccio. Pam, pam, pam.
Ok. Allora, l'armatura, cambiamola. Mettiamo i bracciali, perfetto. Ok. Perfetto. Occhio della furia. Controllo della collera. Riduce il 15% il costo di rabbia degli attacchi in modalità furia di Sparta. Cavolo. Buono. Se no, lo potremmo sfruttare. Cosa dite? Forza, runico, vitalità. Probabilità evitata di attivare un vantaggio che conferisce vita bonus quando si para un colpo. Cavolo. E anche questo è buono, però, cavolo. Dai, mettiamoci questo per adesso. Poi vediamo. Poi vedremo. Allora. Bene. Punto di potenziale. Abilità nascosta. Ah, ok. Le frecce di luce causano enormi danni da stordimento ai nemici. Perfetto. Le frecce di luce provocano esplosioni più estese. Se no, aumentano notevolmente i danni delle frecce degli attacchi da mischia. Ah, buono. Aumenta notevolmente la velocità di utilizzo dell'artiglio. Riusciamo a sbloccare tutto? Sì. Io direi di farlo perché è parte integrante del gameplay. Non è che. No, no. Chi l'ha seguito lo sa. Non so, l'esplosione o se puntare sull'esplosione o su qualche potenziamento per il buon Kratos. Che figata questo qua. Allora, un'area più vasta, anche questo mi piace. Però solo per la furia di Sparta. Conservano i nude, ok. Una quantità discreta di danni da stordimento. Potrei sbloccare questa, dai. Oppure no. Non so, c'è qualcuno? Volete aiutarmi, consigliarmi? Ah no, non c'è nessuno. Boh. Ok, questo è divertente. Questo anche non è male. Para un proiettile all'ultimo secondo. Oh, questo è bello, questo mi piace. Non che gli altri siano male, però. Bene. Eppure questo, dai, spendiamoli questi punti di esperienza. Ciao carissimo. Ovvio, è una montagna. Questo lo raggiungiamo ora? Giro giro tondo.
Ah, di nuovo questo, bello. Aspettiamo il bianco. ...26 punti esperienza. Va benissimo, no? La furia di Sparta ce l'ho al massimo. Tanto male. Facciamo un attimo, lascia qua. Però belli i giochi di luce, cavoli. Una gran figata. Ma si mischiano le due luci, come vedete. Sono più potente la luce del Bifrost o la sua? Ed eccoci pronti, ecco, le trappole. Altre trappole. Una galleria troppo piccola per te. Entra. Ok. Aspetta, Atreus. Eccoti qua. Che hai detto di entrare, Kratos? Aspetta un attimo. Ah, sì, qui ero... Ok, basta. Vediamo se ci hanno nascosto un altro corvaccio. Sarebbe uguale prima. Sarebbe strano. Chissà dove sono nascosti. Eccolo là. Gli occhi di Odino. ...14,51... Urca se mai. Di lui si infila qua. No! Uff. Mamma mia. Trappole bastarde. Che mette questo verso? Sentite? Andiamo avanti. Dietro di così non va. Ah, bello che reagisce la corda. Dove dobbiamo andare? Ecco, davanti. No, meno male, non si è animato. Questo sì. Gli è impiantata in testa. Dai, Acribio! Ti tempo a darmi fuoco, sto bastardo. Sconfitti. Già. Chiossa, riesci a spostarti? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Cavolo è? Che cacchio è? È morto. Beh, sì. Che cacchio è? Scopriremo dopo. Esploriamo. Allora, vediamo cosa c'è. Probabilmente non si può uccidere al momento. Unica spiegazione possibile, quella. Oh.
È vero, è difficile descrivere quella sensazione di controllare un altro personaggio così, è particolare. Un brutto bastardo, dove va? Chissà cos'è. Ora si trasforma in qualcosa di peggio, per quello. A vedere se era possibile farlo fuori. Ok, quello lo prendiamo poi. Sono belli lì, cavolo, sono davvero una figata da esplorare. Fanno esplorare volentieri, eh. Ok, questo è il modo per salire. Vediamo se c'è già qualcosa qui. Ah, c'è una porta. Perfetto, perfetto. Questo non ho capito cos'è. Una bestia. Magari la sua mamma. Grandissimo, dai, sfoggia la forza in mano. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Che schifo, che cazzo. Che merda. Ah, che cacchio. Ah, incredibile. Tipo Nemo. Non so di essere troppo in là, però. Lassù c'è una via attraverso la porta. Infatti, quello che volevo controllare. No, non c'è nulla per ora. Mi spostiamo un pelo più indietro. Ok. Ecco qua. Abbastanza preciso. Sopra c'è una bella cassa. Ci siamo persi. No. Questo? Aspettate, vorrei proseguire troppo presto. Anche se sinceramente non so quale sia la nostra direzione. Ovviamente, come faccio a saperlo? Come potrei saperlo? Ma vediamo una cosa, dai, intanto non c'è nessuno in live. Spiace se qualcuno volesse rivederlo. Intanto ciao Petone Rosso, se mi stai rivedendo, grazie mille, eh. Grazie, grazie mille. Voglio vedere che posizione è adesso, in questo momento, God of War. Sei ancora davanti a League of Legends, eccetera, eccetera. C'era solo un altro gioco che fino adesso era rimasto davanti a League of Legends più tempo. Era il bastone della verità. The Stick of Truth. Anzi, chiedo scusa, forse scontri diretti. Adesso ci trovo davanti Fortnite. Seguito League of Legends e poi God of War. Grande. Grande God of War. Sento la novità del momento, va alla grande.
Battle Royale. Peccato non mi faccia impazzire, sennò appunto. Se no avrei scrippato come cosa. E sinceramente. No, non mi fa. Non mi piace. Ci siamo persi. Nah. Scatticchiava, E va bene, penso che sul PS4 Pro giri molto meglio. Aha. Sa se la prenderà mai, se lo prenderà mai anche il Jet. No, volevo lanciarla, non tirarla per terra. Attimo. Ho un altro calcio, com'è questo? Forma A. E... ah, ok, eccolo. Particolare, con un corno. Dove l'ho sfruttato davvero bene. Oh, che cazzo! Devo sfruttare lui, scusate. Alla fine era dura la vince, porca zozza. Sono tipo come i nemici di... adesso di là, cos'è che come si chiama? Il cercole di cristallo di Dark Souls. La prima volta che incontriamo una bestia del genere, perché si vedi il dubbio, dici no, chissà quanti ne ho lasciati indietro, no, beh, si notava, dai, si notava, sono stato addosso parecchio. E a quanto pare c'è un'altra proprio avanti. No, sopra. Mi piacciono queste lunghe fasi esplorative. Mi piace esplorare lungamente, magari. La persona che dicevo prima che l'ho finito in 15 ore probabilmente l'ha un po' lasciato. Credo di essere ben oltre le 15 ore, ho portato a partire 3 anni di pomeriggio. Insomma, non so se c'è il modo di vedere, scusate. No. Salva. Quella è l'1 17. Non c'è il modo di sapere quante ore ci ho giocato. Ok. Peccato. Un secondo solo, stavo cercando di capire. Questi sono i comandi e va bene. Giusto la gira a volta rapida che non uso praticamente mai. Eh no, gioco. Difficoltà, esperienza equilibrata. Ah, ok. Che il figlio si diverte. Si diverte a fare versi.
No, 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 non volevo scendere, solo la shortcut questa. Allora. Ok, quello è vivo. Per ora. Attenzione! Oia! Se non ci serve, lasciala perdere. Lo so. Trovo due armi. Questi draug sanno usare bene le loro armi. Stiamo attenti ai loro attacchi multipli. Con due armi possono concatenare più attacchi. Deviando questi ultimi bloccheremo i loro movimenti. Ah, perfetto. Quando, con... quando attaccano in più modi. Preso tutto? Sì. Sì, dai. Prego di sì. A volte penso che avrei potuto giocare anche in difficoltà difficile, però insomma certi nemici non avrei potuto affrontarli subito. Tipo il gigante abbiamo incontrato nella foresta qualche live fa, non avrei potuto sconfiggerlo, ci ho messi dei tentativi, e sarebbe stato da tornare indietro, poi fare appunto col backtracking come sempre, una volta potenziati, allora riprovarci. Invece così abbiamo potuto affrontarlo subito. Sì, bene, armatura fianchi ricarica, bene. Poi la fermo un attimo perché se no non capisco. Ok, ecco, per esempio in questa occasione mi sarebbe piaciuto poter spegnere la luce, perché sennò si vede poco il cristallo. L'ho beccato comunque, però non sarebbe stato male poterla spegnere. Quello che sto dicendo, appunto, come dicevo, però non cambia, i difetti ci sono, ma ci sono pochissimo rispetto a quanto cacchio è divertente questo gioco. Porca zozza. Mi avessi passato tutta la giornata di ieri con i capogiri, ci sarei andato avanti anche ieri, invece. E infatti anche oggi non sono in formissimo. Devo ricordarmi domenica di attaccare prima la live e andare a letto un po' presto, perché sennò non è la prima volta. Una volta al mese, ecco, una volta al mese mi capita sta roba, quindi. So che non ve ne frega un cazzo, però lo dico lo stesso. Giusto per far capire perché non sono andato avanti anche ieri. Perché in realtà mi fossi alzato così, sì, poi dal giorno. La mattina quando mi sono svegliato fino a quando sono andato a letto, se no l'avrei portato ancora molto volentieri, si fa giocare dannatamente volentieri. Anzi, se sei arrivato a questo punto, Pedone Rosso, ti consiglierei di non spoilerartelo e di acquistarlo. Non so perché siamo ancora qui. O chiunque altro, smettetela pure nel video, acquistatelo. Vado contro i miei interessi. No, beh, poi che interessi potrei avere? Cioè, fa piacere. In questo caso non è che più vi vedete più vi pagano. No, no, però anzi, appunto, il consiglio è consiglio da videogiocatore. Insomma, acquistatelo. Merita davvero tanto. Mm-mm.
Allora. Dove dobbiamo andare? Di qua. Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Ok, apriamoci questa shortcut. No, questa... Perfetto, altra shortcut anche questa. Sopra c'è qualcosa? Da qui dove dobbiamo andare? Ah, pinone. Così possiamo salire lì. Cos'è sto rumore? Non riesco a capire. Ah, ecco la robaccia qua. Come si apre? So, magari si sblocca ancora più avanti, può essere. Si bloccherà ancora più avanti nel gameplay, boh. Avanzando nella trama, insomma. Basta così. No, molla. Ecco, adesso non ci si arriva più. È comunque il massimo qua. No. Spazzo via tutto. Come vedete, a volte ci dà l'argento. Questo è il potenziamento che ci serviva. No. Picchiata del falco, evocazioni uniche. Evoca uno stormo di falchi spettrali in picchiata. Cavolo. Evoca lo spettro di un duplo che attacca tre volte i nemici. Evoca uno stormo di falchi spettrali in picchiata. Preferisco i lupi. Che ci mettono molto di più a ricaricarsi. Più uno danno e più uno stordimento. Questo più uno unico e più due, più uno stordimento. Dai. Tengo i lupi al momento. Bello, comunque interessante. Comunque gli scontri si possono personalizzare. Da che parte? La propria partita può essere personalizzata in base ai propri gusti. Combinare gli attacchi come meglio ci si trova. Sì, mi trovo bene con questi. Vedete, qualcun altro si trova meglio con altri, ovviamente. Come sempre. Bello versatile, insomma. Sì, capì. Vabbè. Mai abbastanza. Impossibile. Sì. Ce l'hai fatta. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Impossibile. È bella questa cosa. Appunto, in effetti
altra particolarità, mettiamo solo un secondo, tanto, allora, solo proprio un attimo, ma in effetti questo ragazzino Atreus, il figlio, sembra quasi un giocatore che non ha mai visto prima God of War in vita sua. Dove andiamo? Non ha mai visto il Dio della Guerra in vita sua, ed è la prima volta che lo scopre, in effetti è una bella particolarità se ci pensate, soprattutto i più giovani che non hanno mai giocato alla vecchia saga, scopriranno questo nuovo bellissimo titolo. Magari sono anche attratti dal passato di Kratos. Cercare di capire come cacchio fa a fare quello che fa. Arriva tutta questa forza immensa. Ah beh, il primo uccide il dio della guerra. Intanto non penso che qualcuno di voi li giocherà su PlayStation 4, non ci sono. A parte il 3, quindi vi spoiler il primo e il secondo. E il 3 no. Il primo uccide il dio della guerra, ovviamente. E quindi tutto il suo percorso è bianco. Ed è bianco, adesso non più. Sì, no, è ancora bianco, sì, sì. Sono le ceneri della sua famiglia che l'hanno ricoperto, una specie di maledizione eterna, e lo perseguiterà per sempre. Quindi nel primo uccide il dio della guerra perché è stato lui a farlo andare in rage, in furia. Lo controllava, era ormai una bestia furiosa, non si è neanche accorto la foga della battaglia di aver ucciso la sua famiglia. Quando se ne rende conto, si ribella. La prima cosa che fa è uccidere il dio della guerra, poi però Zeus non lo vuole tra gli dèi, gli pianta dentro una bella spadata, appunto si vede lì sull'addominale il taglio, si vede parte del taglio che gli ha inferto con la spadona, e allora nel secondo titolo spacca il culo letteralmente a tanti dèi, soprattutto, no, scusate, a tantissimi eroi della mitologia greca. Da che parte? E poi cerca di far fuori Zeus. E finisce con lui che cerca appunto di uccidere Zeus. Ma colpisce Atena. Quella che l'aveva finora, fino a quel momento, sempre protetto. Chiamiamolo errore di gioventù. Cazzo è? Oh porca puttana! Oh che figata! Merda! Aia, porca puttana! Maia Brivio, ma Groger no, hanno fatti dei piedi. Sembrano deboli, ma possono essere molto fastidiosi. Anche un bel headshot. Ehi, no! Ah, questo no, un altro, no. Ok, il gigante. Buono, oh, gigante buono. Ancora no, scusa. Merda. Giusto, ok, arrivo. Ma
Ok, lasciamo esplodere. Così magari fa un po' di danno al gigante, infatti. Toro, toro, toro. Ah, è figato che sono. Al marchingegno. A volte mi fa. Materiale che unisce la furia del fuoco alla tempra del ghiaccio. Si genera con le grandi battaglie. Si usa per potenziare il levitano. Buono! Cazzarola! Benissimo. Quindi 5, ne mancano 2. Attacco l'unico pesante, un attacco devastante che scaglia una fila di frammenti di ghiaccio che infliggono danni da gelo e lancia le navi ai nemici che vi entrano in contatto. Fiume di pugnali. E non è male. Danno gelo e stordimento. Non è male. Ecco, anche questa dopo la potenziamo. Ti ho ammazzato, figliolo. Andiamo un attimo dal fabbro. Non c'è la solita porta che ci permette di raggiungerlo velocemente. Strano. Risolvo io. Ecco fatto, potenziamenti. Vai, forza. 40-55. Cazzus. Non lasciarla ben asciutto ora. Abbiamo anche nuove abilità disponibili, perfetto. Beh, ci becchiamo la prossima volta. Ah no, 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 che scemo. Devo. Allora, equipaggiare questo. Un attimo, dal castone rimuoviamo questo qui. Ok. Venite pure! Tanti saluti alla tranquillità. Difesa e ricarica. Questo invece ci dava runico e difesa. Vabbè, dai. Fortuna proprio una merda. Zero. Una vera merda. Ehi, hey, porta la gonfierezza. Buono. Quanta potenza di bestia. Visto che possiamo. Facciamo vendere un po' di roba. Un affare. Pezzi di oro lì non mi ricordo. Ci servono qualcosa o no? Allora. Peccato, non. Porca puttana, la porta dei regni. Questo è utile, cavolo. Fa niente, abbiamo. Siamo a posto, direi. Abbiamo un sacco di castoni da sfruttare, quindi sfruttiamoli subito. Dai. No, scusa, cos'è che succede? Ah no, ok, il castone. Questo, scusate, un sacco. Allora, gli elfi scuri. Allora, probabilità attivate un vantaggio. Ok. Mettiamo fortuna, dai. Un pochettino di fortuna.
Esatto. Fortuna 4. Dai. Una benedizione alla ricarica. Poi. Questo non me lo fa vendere. No, roba dell'esilio no. Diciamo, l'armatura di base non me la fa vendere. Non me la lascia. Questa permette ad Atreus di riprendersi più velocemente gli attacchi nemici. E intanto ci lancia le pietre curative. Un attimo, davvero non posso Sì, è potenziargliela. aperto. Allora. No, lui no. Cioè non possiamo potenziargliela sta Che cosa. ti do un Meglio. piccoletto? Che altro? Ma niente, non possiamo fare niente per lui. Vabbè. Come vi pare? Allora. Poi oh, cosa possiamo sbloccare adesso di nuovo? Già questo non lo stavo usando, stavo neanche usando questa abilità. Però ci mette un po', però. Dove è questo? La mia posizione, fermandoti un attimo dopo un attacco con il Leviatano, poi premi R1 per sferrare un attacco in spazzata. Buono. Bene. Non so, voglio spingere questa roba finché si può spingere. Atreus, da me. Il ciglio del burrone. Allora. Qui si torna indietro, giusto? Sì. Siamo entrati proprio da qui. Quindi. Esatto. Mo? Dobbiamo salire lì, giusto? Come, dove, perché si blocca? Ariosta.
perfetto. Basta far così. Bene, siete pronti a salire? No, 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 no. Cosa succede se lo porto indietro? Ah, niente, perdo l'occasione. Tutti pronti? Parte! Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Però di no. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete. E tieni gli occhi aperti. Grande. Sì. Ora siamo più vicini alla cima. Cioè, sì, ne abbiamo fatta di strada, cavolo. E mo per tornare giù? Come si farebbe? Come si fa volendo tornare giù? Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. No, pure. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo, aspetta, credo di sapere come funziona. Guarda una lanterna. Wow. Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Un bel momento, padre figlio. Indietro. Una trappola, cavolo. Occhio, occhio. Un momento padre e figlio, poi un momento subito dopo. Non lo perdi con una trappola. Una tragedia. Saltiamo giù? No, direi di no. Calma, calma. Sorrido. Ok, devo fare una veloce pausa natura. A tra poco.
Stavo quasi pensando mentre ero in bagno, è venuta l'illuminazione. Potrei mettere che. Bloccare nel Nightbot le parole fine e finale. Tanto, almeno così non me lo spoilereranno. Se qualcuno dovesse provarci, perché è vero, sì, stavo pensando, sì, ci sono tante belle persone, però non si sa mai. Se me lo spoilerassero stavolta mi incazzerei con una linea. Su questo titolo, sì. Allora, tra l'altro, so di chiudere un po' prima rispetto al solito oggi, proprio per la ragione che dicevo prima. Anche ieri tutto il giorno a capogiri, insomma, non sono in formissima. Quando mi sono svegliato al mattino, quando sono andato a letto, se oggi non li ho più, però sono provato. Come si può dire diversamente, era così. Nella galleria. Vado. Attenzione. Per un pelo. Altre prove. In anni Fico. Avrà scavato questi tunnel per aggirare le trappole. Buon per noi. O meglio, buon per me. Sì, infatti. Che fuori basta i mani, eh? Sanno una più del diavolo. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Infatti saprei poter raggiungere quella cassa, invece no. Più avanti, più avanti. Stai pronto. Ah già. Devo parargliela all'ultimo secondo. Aia puttana Eva. Mi sono esposto troppo. Eccola. Andiamo. No. Eccolo, sì, che figata. Un altro montacarichi. Forse la strada sarà più corta del previsto. Beh, prima proviamo a spegnere questo, però dai. Sembra che sia possibile. Vai, Acribio. Ok. Olè. Qui sarà possibile. Oh, sì, bene. Favorisce la ricarica. Buono, buono. Ah già, a proposito di capogiri, magari che non è solo chiede. No, no, no. Non ho provato la pressione, però ho bevuto come un maledetto un sacco d'acqua, ovviamente. Non ho bevuto altro, un sacco d'acqua, però niente, rimaneva così. Allora. Ho sentito qualcosa. Basta, mi pare. In alto non ho visto eventuali scrigni. Voi li avete visti? Io no, non ho visto nessuno scrigno. Mi sono visto io, vuol dire che non ci sono. Scrigno di vibrame, dove sarai mai finito? Basta.
Questa è la pietra che cambia colore oppure no? No, no, decisamente. Ecco qua. Un po' di rabbia. Ci fa comodo. Tanto così non so neanche se non va la chat o no. Boh. No, 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 non c'è nessuno, c'è nessuno. Hanno schiacciato una qualcosa. Cosa c'è di bello qua dentro? Argento, immagino. 1004, buono, cavoli, ottimissimo. E che mi ha messo qua dentro? I nani? Padre, guarda laggiù. Dove? Cosa? Non capisco. Forse mi indicava questi tesori, ma perché laggiù non vedo nient'altro. Sì, perché se stai fermo un po' in un'area ti indica lui, ti dice guarda, potrebbe esserci qualcosa che ti è... che ti è utile, che questo è molto molto piacevole, fa benissimo. Dai, vediamo cosa c'è qua sopra e poi stacchiamo. Magari c'è una bella battaglia e quindi magari ci metteremo ancora un po'. Sono tiro indietro, cosa succede? Ah no, ok, a un certo punto si blocca. Ciao! Si muove di nuovo! Esatto, Rosa. Ehi, un po' più leggero. Una volta in cima, quanto lontano pensi che riusciremo a vedere? Fino al lago? Al serpente del mondo? A casa? Non lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. No, erano torce, ecco così. Cioè lanterne, erano lanterne. Figata, ondeggia tutto, aiuto. Oh. Atreus. Oh, che sto cazzo. Sto bene, ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ah. Ma non mi sembra divertente vivere così. Padre tremuroso. Oh, cazzo. Ehi, come osi? Stato un attacco, com'è che era? Vaffanculo! È finito, ma per il cazzo! No, 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 bastardo! Levati dalle palle! Strozzo all'inferno. Oh sì. Che merda. Ecco perché non c'è mai questa abilità. Non è facile. Padre.
vaffanculo. Ma che bastardo. No, mica tanto, questo dove lo metti? Ora ti sei divertito. Ok, dovrebbe occupare di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Basta sbloccarci. Il montacarichi si è incastrato nel muro. Puoi liberarlo? Aspetta, pepe. Con calma, ragazzo. Capito, si è incastrato nel muro, però. Vediamo se c'è qualcos'altro da recuperare. Se c'è il modo di salire qua sopra una stavolta. No, assolutamente. Allora basta. Una spintarella. Gioco di gambe e via. Così, rischi di cadere. Ok. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Mi si può ruota? Un sacco di droghe qui intorno. Padre, questo qui. Bravo, ragazzo. E che cazzo! Vai con R3. Il porto è resistente. Come si fa? Con un altro? Sì. Crepa. Cazzarola. Mi chiedo di carità. Sta calmo un attimo. Ciao. Bravo, ragazzo. Aspetto dietro. No, no, non ci scemo, mio lavoro. Bloccato. Lo so. Di nuovo. Salita pericolosa. Non dovremmo andare. Potrebbero ritornare a momento. Non lo consiglio. Si vede chiaramente quando questo orco sta per attaccare. Mio padre deve farci attenzione a andarsene. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura, ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Cazzo! Porca miseria! Ai.
spacco le mani. Cazzo di figata. No, il cavolo di ponte. Già. Caspita, cos'è stato? Ah, ecco lì quello che ci servirà per distruggere con la resina rossa. Se non ci fossimo fermati là, quindi non si, si poteva più tornarci. Ok. Premessa epica per la prossima puntata. Ciao a tutti, alla prossima live. Grazie mille se avete visto questo video. Lunga vita e prosperità. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.